L'azienda è fatta di persone, e noi abbiamo una grande scelta da fare se vogliamo avere nelle nostre aziende esecutori o se vogliamo avere collaboratori. Se vogliamo collaboratori dobbiamo valorizzarli coinvolgendoli anche negli obiettivi che l'azienda cerca di raggiungere in modo tale per dargli motivi seri di lavorare in un modo intelligente e coinvolto anche e soprattutto in questi momenti molto difficili. Perché la crisi è forte, non è ancora superata e questo richiede alle aziende di mobilitare proprio le risorse migliori che hanno e questo però deve essere fatto in un modo cosciente, non possiamo più improvvisare. Anche per chi non riveste ruoli apicali c'è la curiosità, ci fa un esempio, come si responsabilizza un collaboratore? Chi lavora in un'officina spesso deve fare dei lavori molto complicati, molto difficili e molto veloci. Più lo coinvolgo nella consapevolezza che questo è un contributo importante per tutti quelli che lavorano in azienda, anche per dare un sollievo al territorio in quanto tale attraverso il bene dell'azienda, lui ha motivi e valori molto forti per coinvolgersi, perché ogni persona che lavora bene per sé, per la propria famiglia, per l'impresa, ma anche per il territorio nel quale lavora. Dobbiamo riscoprire che ogni impresa è un bene per tutti. Quindi chi lavora non lavora solo creando un valore per sé che è importantissimo, ma crea anche un lavoro per la provincia, per la regione, per la città dove abita. Come vede il mondo imprenditoriale di Capitanata? Io penso che i dati dicono che la situazione non è facile, però io sono convinto che c'è un'imprenditoria che ha dimostrato di poter lavorare anche in tempi di crisi e questo dà speranza. Certamente abbiamo ancora tanto da fare, soprattutto per quanto riguarda i rapporti internazionali, su questo stiamo lavorando. Tante aziende stanno già esportando, ma c'è ancora un margine di sviluppo su questo fronte e che penso sia un gran bene per questa provincia.